un inizio non positivo e anche zero gol con un attacco, insomma, con Diamanti trequartista, acqua fresca, Di Vaio. Che succede? Succede che quando la palla non vuole entrare è difficile. Nei primi mezz'ora abbiamo creato, secondo me, tre opportunità importantissime davanti alla porta. È stato bravissimo il loro portiere a fare tre miracoli. E dopo la prima occasione loro sono andati giù, hanno fatto gol e ci siamo un po' sfaldati. Dopo il secondo tempo il Lecce è stato bravo a legittimare il 2-0. Studio. Volevo chiedere, c'è questa vicenda Ramirez, giocatore sicuramente di qualità, che però vi sta condizionando abbastanza, insomma, questo fatto che non viene utilizzato. No, non è così? È la prima partita che poteva essere utilizzato, perché la prima domenica era squalificato. Oggi è entrato 35 minuti, quindi ha fatto la sua parte come tutti, però è chiaro che è un ragazzo di 20 anni, carico di responsabilità, di pressione. Lei lo utilizzerà comunque, non si farà condizionare dalle vicende. Le voci di mercato lo danno nel mirino di squadre come il Liverpool. Il giocatore ha manifestato la volontà di andare più via. Il mercato in questo momento è chiuso, quindi lo so. Lui deve aspettare gennaio, deve mettersi a disposizione, ma come ha sempre fatto. Quindi. Ma non bisogna parlare di singolo, bisogna parlare di squadra. Quindi la squadra oggi, secondo tempo, ha fatto poco. È chiaro che gli episodi condizionano molto la prestazione. Se la prima mezz'ora facciamo due gol, stavamo parlando in alto Bologna. Però bisogna accettare le critiche, io le accetto, sono qui, più non mi abbatto, più di lavorare non so che dare, rispetto a tutti. Però il calcio è fatto di questo. E il calcio è fatto di risultati, speriamo e lo auguriamo al Bologna di farne presto, proprio perché tra l'altro domenica prossima avete un avversario mercoledì avete un avversario difficilissimo, c'è la Juventus. Abbiamo la Juventus mercoledì e sabato l'Inter. Il calcio è strano, però poi nelle partite dove dici che non prende mai niente, poi la prima volta si svoltano le stagioni. Speriamo che poi prima o poi anche la buona sorte ci dia una mano.